Non ho più bisogno di farlo. Pronto? Pronto? Ok, sono Dan, mi senti? Dan, sei tu? Ti sento molto male. Dan! Dobbiamo discutere ancora. Ne abbiamo bisogno, davvero. Dobbiamo parlare di nuovo della nostra ultima discussione, perché è veramente importante, credimi. La linea è troppo disturbata. Provo a richiamarti quando esco dalla miniera. Dalla miniera? Che? Ma dove sei? Si può sapere? Ho detto, bisogna parlare ancora del... No, la comunicazione è sempre peggio. Riaggancio! Questo aggeggio è bloccato. Mi sembra che manchi un pezzo perché possa funzionare. Non ho più bisogno di farlo. La porta è chiusa a chiave. Questa monorotaia sembra controllata da un comando a distanza. Senta lei, chi si crede? Stia attento, l'avviso. Lei non mi fa paura. Cosa diavolo vuole? Perché ha fatto una cosa simile? Deve esserci un malinteso.
Ah sì, per lei un furto non è che un malinteso? Mi restituisca subito le mie mani. Le sue mani, quanto corre, non sono un ladro. E poi posso spiegarle. Si introduce nel mio treno, aggredisce il mio automa, lo mutila portandogli via le mani, ma a parte questo lei non è un ladro. Signorina, non si tratta di un furto, solo di un prestito. Mi sta prendendo in giro? Non mi permetterei mai. Allora mi dice perché ha rubato le mani di Oscar, il mio macchinista automa? Sono straordinarie, opere d'arte della meccanica. Mai e poi mai sarei stato capace di progettarne di simili, mai! Che maestria, che fabbricazione accurata, è diabolico! Diabolico! E ha deciso di rubarle, così, perché le piacciono? Solo un prestito, signorina, un prestito momentaneo. È chiaro che gliele renderò non appena ho finito di utilizzarle, lei... Come dice? Come spiegarle? Quelle mani sono il pezzo di cui avevo bisogno per ultimare il mio dispositivo, il mio pianista automa. Finalmente adesso potrò realizzare il mio sogno. Tutto è pronto, i camini e le condutture degli alti forni, abbandonata la funzione per la quale erano stati costruiti, sono stati trasformati in un gigantesco organo di enorme potenza per fare da accompagnamento alla più grande fra tutte le cantanti. Non aspetto che lei... Lei si è introdotto nella locomotiva. È violazione di proprietà privata. Qui, signorina, in questa città, tutto appartiene allo Stato e nella fattispecie lo Stato sono io. Il mio treno, però, non fa parte di questa fabbrica. D'altronde, questa fermata non era prevista, ma il motore aveva bisogno di essere caricato. Fino a quando il suo treno rimarrà fermo in stazione e sarà requisito e incamerato nell'attrezzatura della fabbrica. Non se ne parla. La diffido dal fare una cosa simile. Non è così grave. Potremmo trovare un modo per metterci d'accordo. Lo spero. È in fretta. Ha menzionato un pianista automa, vero? Dove l'ha trovato? Cosa vuol dire? L'ho sistemato un po' da solo, a parte le mani. Infatti devo ammettere che avevo sottovalutato questa parte tanto delicata. Un paio di mani da pianista non è una cosa da niente. Ma non parliamone più. Ora gli ho impiantato delle mani perfette. Che passione sorprendente. Ci sono altri automi fabbricati da lei? No. Non ho un interesse vero e proprio per la meccanica. Avevo solo bisogno di un robot che fosse capace di suonare un grande organo per accompagnare Elena Romansky. Ho recuperato un modello esistente, un dattilografo automa che era stato gettato. L'ho rimesso in funzione e leggermente adattato per questa particolare funzione. Un modello esistente, dice... Ha conosciuto un certo Hans Vorarlberg, una specie di genio della meccanica, un po' come lei. Hans Vorarlberg? Sì, insomma, forse... non mi ricordo. No, no. Sì, certo, capisco. Ad ogni modo sono stupita dalla quantità di automi ancora esistenti in questo complesso abbandonato. Signorina, una cosa è certa. Io sono qui solo da parecchi anni. Se quest'uomo è venuto in questa città, se n'è andato da molto tempo. E se io l'aiutassi a fabbricare altre mani? Perché complicarsi la vita quando si ha già quello che serve? E poi dubito molto che lei abbia le capacità per creare mani perfette come quelle. Mi scusi, ma non ho capito proprio niente di questa storia. Senza le mani del mio conducente automa, sono bloccata qui. Tutto questo l'ho inventato, progettato e costruito per lei, capisce? Per ascoltarla di nuovo cantare qui, nella mia fabbrica. Ma lei chi? Di chi parla? Elena. Elena Romansky. Una voce pura, cristallina. Un angelo. Un giorno venne a cantare qui a Komkolskrad. Sa, negli anni in cui questa città industriale era in auge... Fu un evento irreale, magico. Me ne ricordo come se fosse ieri. Dopo così tanto tempo potrei dire che è stata lei a salvarmi la vita, ridandole un senso.
Quando fu annunciato che il programma di estrazione mineraria stava per essere abbandonato, compresi che sarei diventato solo l'inutile custode delle reliquie di un'epoca ormai conclusa. Come avrei impiegato tutto quel tempo? È allora che nella mia mente ha preso forma un'idea grandiosa: far tornare Elena Romansky qui in questa fabbrica, e questa volta avrebbe cantato per me e per me solo. E questa signora è d'accordo? Oh, certamente, non appena saprà quello che ho realizzato per il suo arrivo. Innanzitutto ho dovuto convertire quei mostruosi tubi e condotti nelle canne d'organo più incredibili che siano mai state realizzate. E dove prima scendeva metallo fuso, oggi non c'è che il soffio puro della musica. Infine ho dovuto realizzare un pianista automa. Cominciavo a dubitare che sarei riuscito a creargli delle mani adatte quando siete arrivati voi. Che fortuna, vero? Direi proprio una coincidenza fortuita per lei. Allora, quando è che arriva questa signora Romansky, così posso recuperare le mie mani? Non lo so, credo che forse bisognerebbe avvisarla e andarla a prendere. E d'altronde, perché non ci va lei? Più in fretta la condurrà qui e più in fretta potrà riprendere il suo viaggio d'affari, no? Ma sì, questa è proprio una buona idea. Va bene, ma mi giura che non appena Elena avrà finito di cantare, lei mi restituirà le mani del mio automa? Glielo prometto, signorina, sono un uomo di parola. Non ho altra scelta che crederle. Bene, e dove devo andare a prendere questa signora? Non ne ho la benché minima idea, ma per una donna di mondo come lei ritrovarla non sarà molto difficile. Elena Romansky era una celebrità in tutto il mondo. E ho raccolto molte cose che la riguardano in una sola stanza esclusivamente dedicata all'ascesa della sua carriera. Una specie di piccolo museo personale. Dovrebbe visitarlo. Questa storia è assurda dall'inizio alla fine. Lei chi è? Sergei Borodin, direttore del complesso industriale di Komkolskrad, di quello che ne resta per l'esattezza. E lei chi è? Perché si è fermata nella mia stazione senza autorizzazione? Non ho deciso di fermarmi nella sua fabbrica, ma il mio treno ha un piccolo problema meccanico. Mi chiamo Kate Walker e sono americana. Oh, che idea strampalata venire da tanto lontano per visitare questo posto. Glielo ripeto, non ho deciso io di fermarmi qui. Sono in viaggio per lavoro, sono avvocato. Ah, sì? E che cosa la porta fino a me? Gliel'ho detto, unicamente un malaugurato problema meccanico. Mi scusi, ora la devo lasciare. D'accordo, a più tardi.
Pronto? Mamma! Kate! Ma sai che ore sono? Ma cosa ti prende a telefonare in piena notte? Mi dispiace molto, mamma. Ho completamente dimenticato il fuso orario. Ti ho svegliata? È ovvio che mi hai svegliata. E per di più nel primo sonno. Dovresti sapere che è quello più ristoratore. E ieri ho avuto una giornata folle. Scusami, ma è molto importante, anche urgente. Non ho molto tempo. Ah, bene. Se proprio non puoi aspettare domani mattina. Allora, di cosa si tratta? Scordati che io chiami Dan per te. Mamma, ascoltami, per favore. Mi sembra di aver capito che in questo momento ti vedi con un certo Marovic. No, Malkovich, cara. Frank Malkovich. Sì, va bene. È un cantante d'opera, vero? Esattamente. Si dice che sia stato uno dei più grandi dei suoi tempi, cara. Fantastico. Allora avrà sicuramente conosciuto una celebre cantante, Elena Romansky. Anche lei è russa. Dovresti chiedergli se... Senti, rimani in linea, cara. Lo sveglio, così ti risponde di persona. Ah, perché... Sì, c'è Kate che mi chiede... Romansky, sì. Va bene. Kate, ci sei? Frank mi ha detto che ha conosciuto questa Romansky molto bene. Un grande, grandissimo soprano. Evviva! Sa che cosa fa ora? Canta ancora? Dove vive? Un momento, tesoro, Frank dice che ha avuto dei seri problemi di salute e che ha preferito ritirarsi dal mondo e riposarsi in una stazione termale. Gli sembra a Daralbad, ma non è sicuro. Risale a 15 anni fa e poi appena sveglio non è mai in gran forma. Ah, grazie mamma e mille grazie anche a Frank. Siete geniali, vi abbraccio. Grazie ancora, ci sentiamo. Pronto. Ti ho svegliato? No. Sai, non riesco a dormire. Questa storia non fa che girarmi per la testa. Quale storia, Dan? Insomma, Kate, hai dimenticato il nostro primo litigio. Ho bisogno di riparlarne. Ah, diciamo che eravamo tutti e due con i nervi a fior di pelle, ma è passato. Lo sai, arrabbiarsi non porta mai a niente. Ero molto imbarazzato dopo aver riagganciato. Davvero? Sì, avevo lasciato la porta dell'ufficio aperta e sono sicuro che tutti mi hanno sentito. Ah. Sono confusa, Dan. Spero che tu mi voglia scusare con i tuoi colleghi. Non è niente, tesoro. Promettimi solo che non ti succederà più di arrabbiarti così. Sei sempre così incantevole di solito. Ho l'impressione che questo viaggio ti allontani da me sempre di più. In effetti sto vivendo molte esperienze nuove e incredibili. Capisco. E di Hans Vorarlberg neanche l'ombra? No. Tienimi al corrente. Sai, ci tengo molto a te, tesoro. Torna presto. Proverò. Ti abbraccio, Dan. Signor direttore? Ah, è lei, signorina Walker. Signor direttore, credo di sapere dove si è ritirata Elena Romansky. Oddio, ha ritrovato Elena. È fantastico. Secondo le mie ricerche, al momento Elena Romansky vive ad Aralbad. Aralbad? Quindi Elena Romansky è laggiù. Conosce quella città? Sa dove si trova? Sì, certo, era una stazione termale molto famosa. Nei suoi anni di maggior splendore, Aralbad accoglieva tutti gli alti dignitari del regime. Ottenere un soggiorno là era un onore. Ma ora non è più così. I militari hanno abbandonato per sempre quel luogo, come il mare d'altronde. È evidente che è un luogo adatto a trascorrervi un lungo periodo di convalescenza. La signora Romansky starebbe altrettanto bene qui. Ne apprezzerebbe la tranquillità, il silenzio, la serenità perfetta. Come faccio ad arrivare ad Aralbad? C'è sempre una soluzione. Non ho un veicolo degno di questo nome, ma il vecchio ubriacone lassù deve avere per forza un... Ah sì, non è solo qui. Lassù dove?
Ma allora non ha notato la base spaziale sopra la città? Credo che il custode sia ancora uno stupido e spregevole soldato più interessato a contare le bottiglie di vodka che a contare le stelle. Crede che quel signore potrebbe mettermi un veicolo a disposizione? Non ne ho la minima idea. Se ha la luna girata per il verso giusto, perché no? Ma è molto raro. Le auguro buona fortuna. Come si arriva alla base spaziale? Il collegamento con il cosmodromo è assicurato da una monorotaia. Avvierò il pilota automatico non appena sarà salita. Bene, vado. Mi auguri buona fortuna. Conto su di lei, signorina Walker.